viene a sapere che sarà la madre di 4 bambini prematuri al momento del parto. Avere gravidanze multiple senza l'aiuto della fecondazione in vitro non è molto comune. Se sono 4 gemelli identici tutto sembra molto meno probabile. Nonostante le probabilità così basse che ciò accada, una donna sulla quarantina è diventata madre di 4 dolci bambini. La cosa più sorprendente di tutte, Kimberly Fugate lo ha scoperto solo durante il parto. In tutto il mondo sono stati segnalati solo 70 casi di gravidanze multiple non assistite. Kimberly ha 42 anni e ha una figlia, Kathleen. Molti anni fa lei e suo marito hanno deciso di non avere più figli, quindi questa è stata una sorpresa che non potevano immaginare. Kimberly ha anche subito un'operazione per legare le sue tube di Falloppio senza immaginare che sarebbe stato uno dei pochi casi in cui si verifica una gravidanza dopo questo intervento. Kathleen ha appena compiuto 11 anni. Quando era incinta di 13 settimane ha ricevuto la notizia scioccante. Non solo è stata una gravidanza delicata a causa della sua età avanzata, ma i test hanno dimostrato che sarebbero state terzine. La famiglia è stata sotto shock per un paio di giorni ma poi ha deciso di iniziare a prepararsi per l'arrivo dei bambini. Ho scoperto la gravidanza quando aveva 13 settimane e sono nate a sole 28 settimane. Non ho avuto molto tempo per capire cosa stava succedendo. È andato tutto molto velocemente. Tuttavia, la sorpresa più grande è stata colta al momento della consegna. Tutti i test indicavano che sarebbero stati 3 gemelli, ma una volta nato il terzo bambino, i medici si resero presto conto che ce n'era ancora uno in più. Ci sono un altro paio di piedi. Il bambino numero 4 è arrivato lasciando tutti a bocca aperta. Poiché le bambine sono nate molto prima del previsto, sono dovute rimanere per diversi mesi in ospedale. Sono stati ammessi all'unità di terapia intensiva. I bambini si chiamavano Kylie, Kenley, Kristen e Kelsey. Uno di loro ha avuto bisogno di un intervento chirurgico ad un occhio, altri 2 hanno dovuto essere rianimato dopo una situazione di salute molto delicata e tutti soffrivano di gravi problemi cardiaci. Nonostante tutte le avversità, i bambini hanno raggiunto il primo anno di età superando tutto e completamente sani. Né Kimberly né suo marito hanno una storia familiare di gravidanze multiple. Oggi questi dolci bimbi hanno 5 anni. La famiglia Fugate si è trasferita in una casa più grande e Kimberly riceve un aiuto costante dal marito e dalla figlia maggiore per prendersi cura dei loro bambini dispettosi. Faccio ancora fatica a credere che questo non sia un sogno. Questi simpatici kid sono venuti al mondo per fare la storia. Hanno superato le peggiori previsioni e ora non smettono di crescere sempre più uniti e felici. Non andartene senza condividere questa meravigliosa storia di una nascita che è stata un miracolo.